Come ti chiami? Lord Capitanus 2000. Mi chiamo Chiara. Kazu, chi è che non conosce il mio nome? Da dove vieni? Dalle lontane terre di Babilonia. Questo è un segreto, non ve lo posso dire. Vengo da casa mia, ma che domande fate? Sono troppo scontate. Cibo preferito? Hamburger oppure il tiramisù del McDonald's. Le sottilette, quelle che prepara mio padre. Il mio cibo preferito è sicuramente la pizza, soprattutto con le patatine fritte sopra. Film preferito? Peppa Pig, però solo gli episodi in cui c'è anche il fratello George, perché gli altri non mi piacciono. E Buffy? Sicuramente Masha e Orso, perché per tutto il tempo Masha dà fastidio all'orso, un po' come la figlia di Cap quando dà fastidio a Cap. Sei iscritto al canale di Cap e Kazu? Aspetta, fammi controllare. No, mi iscrivo subito. Tasto rosso, perfetto. Certo che sono iscritta. Ho attivato anche la campanellina. Ma è ovvio che sono iscritto. Quanti anni hai? Quanti me ne dai? Ce ne ho 6, ma tra un po' ne compio 7. 14. Sei innamorato o innamorata? Ma non lo so, forse sì, forse no, dipende. No, non sono innamorate, fatevi i fatti vostri, però mi rincorrono tutti. Questo è un segreto. Ricordo più felice di tutti? Mi astengo. Quella volta che ho fatto il TikTok con Cap e Kazu. Ok. Ho sbagliato perché io mi sono allenato per... Ah, che bei ricordi. Quella volta in cui ho ordinato ben 100 pizze diverse con 100 gusti diversi. Addirittura avevo trovato un accordo con la pizzeria per mettere tutti i gusti possibili sulla pizza. Addirittura quelli lì più strani, come dolci e cose stranissime. Poi mi sono svegliato tutto sudato perché era solamente un sogno. Ehi, ok che ti sei svegliato tutto sudato, ma io mi ricordo la pizza con sopra il sushi, il wasabi e il kebab. Ma che cavolo, come fai a ordinare una pizza del genere? Vabbè, ma ne avevo voglia. Qual è la cosa che odi di più nelle persone? Una cosa che odio tanto è quando mi chiedono di pulire, specialmente il bagno. Io il bagno non lo tocco. Quando? No, mangiano le cotilette quando non mi danno le abbracci. In generale la cosa che odio di più nelle persone è il fatto che alcune mettono tipo l'ananas sulla pizza. Ma come cavolo fate? Programma preferito? Il mio programma preferito è la serie TV con Cap e Kazu e mamma Giulia e figlia Chiara. Quando vedo tutti i video di Cap e Kazu e soprattutto quando picchio Cap, mio padre. Ovviamente tutti i video di Cap e Kazu. Cosa trovi insopportabile in Cap? Ti tengo d'occhio. Quando non mi dà le sottilette e però Kazu me le dà e... poi dice di non essere mio padre. Beh, ogni giorno la cosa che odio di Cap cambia, perché parte già dalla mattina che innanzitutto si sveglia tardi, non si rifà il letto e quindi ha la camera completamente disordinata, va in bagno e resta lì per mezz'ora, chissà perché, però appena apre la porta c'è la puzza assurda che non riesco neanche più ad entrare in bagno, arriva l'ora di pranzo e non riusciamo a mangiare perché lui deve mangiare sempre l'hamburger e poi si è fatto freddo e lo dobbiamo riscaldare. Ecco, ci sono tanti problemi. Fai una faccia strana. Qual è la tua più grande passione? La mia più grande passione è pescare. Sin da quando ero piccolo pescavo tutti i giorni al lago con mio nonno. No, non è vero, amo suonare, mi piace la batteria e la musica. Giocare ai videogiochi, ovviamente. Il mio preferito è Brawl Stars. Diventare un pizzaiolo e preparare le pizze più buone. Cosa trovi insopportabile di Kazu? Tutte le pizze che lascia in giro in camera mia, ma com'è possibile che non pulisce mai? Niente, perché Kazu mi dà tutte le sottigliette del mondo. Qual è il tuo passatempo preferito? Vedere Kazu che pulisce a terra dopo che ho mangiato l'hamburger, quello è bellissimo. Giocare con gli squisci, quanti sono morbidi. Beh, è sicuramente fare tantissimi scherzi a Cap, però shh, non diteglielo. Allora, tu pensi a colorare la faccia? Io innanzitutto metto gli occhialoni. Ok. Vai, colora. Oddio, che cavolo stai facendo?
Aspetta che metto anche... No, basta, mettiamo anche i baffi. Ok. Ma hai appena scritto Chiara. Basta. E poi direi di mettergli anche una parrucca bionda. Ok, direi che lo scherzo è riuscito. Cosa trovi insopportabile nella figlia di Cap? E il fatto che ogni volta che apre la porta casualmente viene subito da me e mi picchia. Ma com'è possibile questa cosa? Ma come posso trovare qualcosa di insopportabile in quella bambina? È super divertente e poi picchia Cap, quindi è molto soddisfacente. Cantante preferito? Lo ammetto, il mio cantante preferito, o meglio, la mia cantante preferita è Ninna, con il suo microfono dorato. Anche se è un pochettino stonata, però vabbè, dai. Rock and roll, baby! Sono io il mio cantante preferito, l'ho dimostrato tante volte. Ma la vuoi finire? Che ti mangi il supplì? Fra accendi il PC, lascia star quella pizza, poi siediti qui. Dai, siediti qui. Ma che fai? Ma che hai cagato qui? Qual è la tua più grande paura? È sicuramente trovare un ragno sotto il letto, sotto il cuscino, anzi, sopra il cuscino sarebbe ancora peggio. Sarà buio e i ragni che non mi piacciono, bleh. I serpenti! Qual è il tuo più grande segreto? Te la dico in confidenza, ma mio padre... No, niente! Il mio più grande segreto è sicuramente... Non ve lo dico perché è un segreto. Il mio più grande segreto, non ditelo a nessuno, è che in realtà figlia Chiara è... Un giorno è arrivata in casa nostra una bambina, Chiara, dicendo di essere la figlia di Cap. Mi spieghi chi è che c'è alla porta? Cap, tu hai una figlia! Ok, ho capito, stai ancora giocando The Sims. Ti ho detto di smetterla con quel gioco, ti sta dando al cervello! Noi non ci crediamo, ma lei ne è fermamente convinta. Come se non bastasse, è una peste, ci riempie di botte e ci tratta come scemi per tutto il tempo. È come se il capo della casa fosse lei. Kazuo, vieni qui! Devo andare a fare una chiacchierata! No! Sì, mi abbassa, cosa devo fare ora? Una volta abbiamo anche provato a sottoporla alla macchina della verità, ma è troppo potente anche per quella.